siccome il Signore è generoso, l'ha data ad ogni uomo, ce l'ha data, l'ha fatta diventare qualcosa di nostro, ma viene da Lui, non nasce in noi, ma a quelli che lo amano l'ha donata in abbondanza. Un po' la dà a tutti, a chi si apre, a chi lo accoglie, ancora di più. E poi stranamente subito dopo si comincia a parlare non più di sapienza, ma di timore di Dio, che entra con la sapienza. Prima di tutto, qui devo riconoscere che nella nota a piedi pagina c'è una presentazione di questo timore di Dio che mi pare fatta davvero molto bene. La leggiamo insieme. In fondo dove c'è la L, nella Bibbia l'espressione timore di Dio non dice terrore o paura di Dio, ma esprime, e qui ha detto davvero mi piace moltissimo questa formula, il fascino del mistero di Dio. Fascino che dice anche una certa. Che mi supera talmente che sono. Le mie inciancol, no? Il fascino del mistero è ben diverso dalla paura verso gli uomini ed esclude ogni sentimento di angoscia o indifferenza. Implica invece fiducia, abbandono, amore. Ecco perché noi diciamo con fede. Quello che nell'Antico Testamento si dice timore di Dio, nel Nuovo Testamento è espresso con la parola fede, pistis, fidarsi di, affidarsi a. Ecco alcune possibili traduzioni secondo il contesto: timore di Dio, temere di offendere Dio, fidarsi del Signore, amare Dio, onorare Dio, riconoscere il Signore, rispettare il Signore, prendere sul serio il Signore, eccetera, eccetera. A me sembra più che completa come spiegazione del termine. È importante ricordarselo, non è mai paura, è l'opposto, è un atto di fiducia in Lui. E soprattutto per restare presi da un mistero che è più grande di noi, no? Qualcosa che è più grande e che affascina, che affascina. Cosa dice di sé Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10? Quello che parla del buon pastore? Ego ei mi, opo in men, o kalos. Io sono il pastore, quello bello, che affascina. Se uno non si ferma a guardare il garna sporca, il gallone screpolato, ecco, se non guarda le stupidaggini, ma ardo de bu, perché che so. Buon pastore nel Vangelo non c'è, c'è bel pastore, ma i traduttori cattolici, chissà perché, ancora oggi, dai, fammi ridere poi, non, bel pastore, sono la legnare di Nilecrasa, adesso stiamo a te, non vi sta guardando, dato che furono il gagariello che cerca di. No, non è a quel livello, ma è bel, quello che affascina. E questo lo dice Giovanni 2000 anni fa, e Grazia ha capito che l'uomo fa volentieri ciò che gli piace. E il bello piace di solito, è vero o no? O fa schifo? Piace, se è bello davvero, piace. E siccome Gesù è il mio stupido, e l'etica e l'estetica gli ha inventato il rito sommasse era, che lui è il logos, quale viene tutto quel che esiste, sa come siamo fatti, e ha fatto se stesso in modo da poterci affascinare. Ma che era lui la domanda, ma cos'è che lo rende così opaco oggi? È lui che funziona un po', o c'è qualcosa in noi che è sfalso? Che dite voi? Insonne? Cos'è che è falsa oggi qui tra di noi? L'abitudine? Il dare per scontato che ormai si sa già com'è, per cui non si cerca più niente? No, non è quello che dici. Cos'è allora? Non lo si è neanche immaginato, intravisto. Prendere un regalo e farlo diventare un peso, si può? È come? Ma ricorda che un day, uscendo di chiesa la mattina di Pasqua, no, che il prelè, fai quaresimai a po' a Pasqua. Può succedere, può succedere. Però abbiamo in mano la parola di Dio, da che la pedon tira fuori la gota da. Il timore di Dio si intende l'atto di fede, la fede aperta al mistero di Dio. E cos'è questo timore di Dio? Dal versetto 11 al versetto 20, in 10 versetti, guardate cosa dice. Versetto 14 dice che è principio di sapienza. Se vuoi entrare nella sapienza devi passare da lì. Se non c'è questa fede saporosa nei confronti di Dio, questa apertura capace di coglierlo, di lasciarlo entrare, non ci entri nella sapienza. Versetto 18, il timore di Dio è il culmine della sapienza, è l'inizio ma è anche il culmine. Versetto 20, la radice di ogni sapienza sta nel riconoscere il Signore, cioè il timore di Dio. I suoi frutti sono una vita lunga. È principio di sapienza, il timore di Dio, è culmine di sapienza. È la radice della sapienza, perché è accogliere colui che è il creatore della sapienza, Dio.
timore di Dio è aprirsi alla sua presenza in noi. E se tu lo lasci entrare, con se stesso ti dà questo che è il suo primo regalo. Se gli chiudi la porta, ati, afarito, resti solo. Comunque è un libro che non è difficile leggerlo. Anche le indicazioni che trovate in fondo sono una specie di prontuario, perché ci sono tanti argomenti che ritornano parecchie volte e magari può servire. O può succedere che magari voi leggendo trovate che, non so, parla della donna anche in altri momenti, oltre a quelli indicati. Oppure c'è un argomento che vi interessa davvero e qui non è elencato, va scritto sotto, è l'altakif, è vero o no? Può essere uno strumento per orientarsi dentro un pochino, perché non è un libro scientifico come piacerebbe a noi, schematico, eccetera. È un ritornare continuamente sugli stessi concetti, le stesse idee, approfondendo pian piano, esplorando prospettive diverse, che comunque se lo lasciamo entrare è una vera miniera di vita spirituale, ancora oggi. Sì. La sapienza è la base di tutto, perché lui è la sapienza, lui, per cui dove c'è lui, dove arriva lui, dove c'è ciò che ha creato lui, c'è sapienza. Esatto, sì. E infatti dicevamo prima che c'è una sapienza che nasce dall'esperienza, che è sempre dono di Dio, però indiretto, e poi c'è la sapienza che lui dona direttamente, che è quella della fede prima e quella del Vangelo dopo. C'è la sapienza umana, non occorre essere cristiani o ebrei per avere un po' di sapienza nella testa e nel cuore, per fortuna. Però Dio dà poi anche il dono della sapienza in modo particolare a qualcuno che ha un compito particolare nella salvezza. Cioè, ci sono tutti e due gli aspetti, ecco. Quello comune e quello specifico che. Diciamo che è strumento anche di salvezza. Nel cominciare, nel portarle avanti e nel finirle, che per noi poi è parlare di salvezza a questo punto. Infatti è il primo dei tre doni che Dio dà a ogni comunità cristiana e nella comunità a ogni battezzato. Gli dà tanti doni, gli dà per prima cosa sul piano operativo le tre virtù teologali. Quali sono le virtù teologali, signori? Ah, che lo sapete. E poi gli dà i tre doni, diciamo, di impostazione generale e di vita comune. E questi sono? Sofia, sapienza. No, quello è lui, non è un dono, è lui. Gnosis, conoscenza. Sofia, un nuovo modo di pensare che viene da Dio. Gnosis, un nuovo modo di stare insieme, vivere insieme che viene da Dio. E poi carismata. Un nuovo modo di lavorare insieme che viene da Dio. Per cui la Sofia è il primo dei tre grandi doni che Dio dà a ciascuno di noi, in particolare se accettiamo il battesimo. Un nuovo modo di pensare che viene da Dio, di impostare la vita che viene da Dio. Per cui davvero, altro che qua o là, è proprio, è l'anima. E diciamo che rappresenta lo spirito che agisce dentro di noi. Ecco, dovremmo dire questo. Che riempie la coscienza, riempie la volontà, riempie. Ecco, l'unica cosa che fa fatica a riempire è la pancia. Perché lì altre realtà che purtroppo dominano, le rabbie, le emushu, i rancori, le oie, no? La pancia, spaccare la pancia, arghi. No, per carità, vabbè. Se anche il dono è uguale per tutti, ognuno poi lo riceve, quicquid recipitur ad modum recipientis recipitur, i DJ antichi. Avete capito tutto, no? Ogni cosa viene ricevuta in base alle capacità del ricevente. E infatti, se chiede una cascata di birra, e aggiunga piace la birra, ma il valico di un bicirì, qua te la porta a casa, un bicirì, se il valico non però solo, è più caso di oie, è vero o no? Dipende da che ricevente hai a disposizione. Se ti apri, se resti chiuso. Non dice tanto una sua differenziazione, no? Tanto di più, tanto di meno. Poi anche Ken magari, né? Come capacità, a uno ne ha più, uno ne ha di meno. Ma dice anche la disponibilità. Anche quello sono opportunità. Cioè sì, è vero, l'ho appena detto. Penso che ho incontrato certe persone nella mia vita, non sarei qui a parlare di queste cose, in questo modo perlomeno. Perché, boh, mi sono tutto roba essa e basta. È vero o no? Anche se. È vero.
no? Ha detto quando abbiamo incontrato te con la mia. Si entra in una prospettiva diversa, è vero. E sono contento di essere. Per me è stato passato da una figlia ragionata, una figlia ragionata. Ragionata? Eh sì, ecco. Basta. Allora signora, sono contento. Mi fa piacere. Bene.